Che partita è stata anche per te dal punto di vista emotivo, visto che insomma 20 giorni fa eri... Sì, sicuramente un po' particolare perché ho comprato degli amici, quindi è un po' strano, però una volta in campo, come hai detto prima, si è preparato per la squadra, quindi ti dispiace non aver vinto, però guardiamo già la prossima. Giusto lo 0-0 o c'è un po' di rammarico per quelle due occasioni soprattutto, insomma, se non c'è... Ma in casa secondo me bisogna sempre vinto, quindi un 0-0 può far dispiacere, però ci sono anche in campo gli avversari e secondo me il primo tempo siamo molto più liberati, poi nel secondo siamo venuti fuori e abbiamo fatto molto meglio, siamo avanti al centro. E due o tre occasioni importanti le abbiamo avute attraverso di volte, perché il terzo di volte se non c'è lì per poco non è arrivato. È stata comunque una buona partita nel complesso, stiamo dando opportunità, però dobbiamo ottenere i risultati, nel resto dobbiamo cercare di vincere sempre. Come hai visto la Giana? No, l'ho vista bene, tipo la verità, l'ho vista una squadra solida, perché ho concesso poco tutto il suo tempo, diciamo che era un po' il nostro tallone d'Achille nel giro d'andata. Quindi poi abbiamo fatto giocatori forti, di attacco per un giocatore Jefferson molto forti, si sta bene con la difesa e sicuramente ha alzato il livello della squadra, venendo anche me quindi ha alzato il livello. Per quanto riguarda te abbiamo visto che ti sei inserito molto bene nella squadra. Sì, mi trovo molto bene, i ragazzi mi hanno capito benissimo, qua si sta bene, quindi sono contento di aver lasciato la squadra. Dove potete arrivare? Salvezza o potete magari puntare ai playoff? Sicuramente adesso noi puntiamo alla salvezza, poi come dicevo l'altra volta, ho fatto due anni allenato in cui iniziavamo per salvarci, poi dopo con i risultati la classifica è corta, può cambiare, proprio adesso dobbiamo pensare a vedere una partita e abbiamo un altro scontro diretto importante, quindi piano piano seguiremo i nostri obiettivi.